Buonasera. Stasera parleremo di un uomo incredibile, fuori dal tempo, apparentemente dotato di poteri illimitati. Parleremo di telepatia, telecinesi, chiaroveggenza, viaggi nel tempo, ma anche addirittura di materializzazione e smaterializzazione degli oggetti. Forse avete già intuito che parleremo di uno dei personaggi più affascinanti del XX secolo, Gustavo Adolfo Roll. Ma chi era Gustavo Adolfo Roll? Questa sera cercheremo una specie di incontro diretto tra la scienza odierna e ciò che fino ad oggi è stato considerato paranormale. Per chi volesse fare qualche domanda ai nostri ospiti, che tra poco presenterò, basta mandare una mail all'indirizzo quantumevents@gmail.com, che trovate anche in sovraimpressione. E noi nel corso della trasmissione leggeremo alcune di loro. Caterina, ti chiederei poi gentilmente di andare a controllare se arrivano qualche mail. Abbiamo qui questa sera come ospite un fisico, professore universitario, direttore di Foundation of Physics Research Center, ente internazionale di ricerca indipendente, considerato uno dei 100 migliori scienziati al mondo, professor Luigi Maximilian Caligiuri. Buonasera professore. Buonasera e grazie per l'invito che mi avete fatto essere qui. In collegamento con noi direttamente da Rio de Janeiro, Franco Roll, nipote di Gustavo Roll. Buonasera Franco. Buonasera a tutti voi. Franco, lei è cresciuto a Torino e conosceva bene suo zio. Adesso da alcuni anni si occupa di gestire il sito ufficiale di Gustavo Roll, con l'obiettivo di divulgare e far conoscere in maniera documentata e obiettiva l'eredità spirituale e scientifica di questo straordinario maestro spirituale occidentale. Se non sbaglio, lei ha scritto anche, a proposito di questo, un libro intitolato Il simbolismo di Roll. Prima di farvi la domanda, però, vediamo questo filmato. In un bel condominio, come però ce ne sono molti, abitava un uomo particolare, di lui diceva Fellini: è l'uomo più sconcertante che abbia mai conosciuto. Le sue facoltà sono superiori a qualunque possibilità che noi abbiamo di meravigliarcene. Qui abitava Gustavo Roll, uno dei sensitivi più controversi, più studiati, più amati del XX secolo. Lungo queste scale sono passate persone importanti, dei politici, degli artisti, degli scienziati, pensate. Gustavo Roll riceveva queste persone, ma non ha lasciato delle testimonianze che potessero servire all'intera umanità. Infatti lui diceva che parlava direttamente alle persone che gli erano di fronte e che non era in grado di fare dei commenti generali sul destino dell'umanità, anche se una volta una sua previsione ha colpito Mussolini, pensate. Disse a Mussolini che la guerra sarebbe stata persa e con tutto che gli disse questo, Mussolini fece finta di non credergli, ma non dette il permesso perché lui potesse raggiungere Hitler e dare anche a lui le sue previsioni. Allora Franco, una domanda a te. Chi era Gustavo Roll? Allora, intanto vorrei solo specificare che io sono un cugino, un lontano cugino. Mio nonno era suo cugino ed era il suo migliore amico praticamente. E si chiamava Franco Roll come me, perché ho preso il cognome di mia mamma. E dal 2000 gestisco questo sito, che infatti è nato con l'idea di chiarire una serie di cose sulla vita di Gustavo, perché cominciavano a emergere una serie di deformazioni e poi purtroppo certo giornalismo un po' sensazionalista lo descriveva in una maniera non troppo appropriata. Ho scritto due libri, uno è Il simbolismo di Roll, come giustamente ha ricordato lei, e l'altro è L'uomo dell'impossibile, che è una antologia di quasi 900 pagine che racchiude tutta la fenomenologia di Gustavo Roll divisa in classi. E questo soprattutto è stato fatto come ad uso e consumo degli studiosi, proprio per riuscire a cominciare a capire quali erano le possibilità di questo uomo. Chi era Gustavo Adolfo Roll?
Se noi vediamo qualche, leggiamo articoli di giornale, lo si definisce spesso come sensitivo. Lui stesso aborriva questa definizione, e io stesso ho sempre combattuto perché lo si inquadrasse in una maniera diversa. Sensitivo sì, poteva essere una sua qualità, ma lui era molto di più, perché io lo chiamo sempre maestro spirituale illuminato, ed è una definizione che in Oriente sarebbe comprensibile, ma che in Occidente è difficile comprendere perché non esiste questo tipo di figura. Ed era un maestro illuminato perché raggiunse l'illuminazione nel 1927, quando aveva 24 anni, e raggiunse quello stato di coscienza che in Oriente è conosciuto come nirvana, né più e né meno, e che lui poi successivamente ha chiamato coscienza sublime, in un termine occidentale. Quindi in questo stato di coscienza lui si è ritrovato una serie di possibilità, come diceva lui, cioè non poteri, perché lui non amava questa definizione, possibilità di ordine sia percettivo e sia che andavano al di là di tempo, spazio e materia. E quindi nel corso del tempo lui ha cominciato a, diciamo così, ad approfondire questo tipo di, ad amministrare, se vogliamo, questo tipo di percezioni, fino ad arrivare a manifestare, io ne ho classificate 49, diciamo 49 poteri paranormali, detti in un termine che non mi piace, però è di un'estensione che non si incontra, diciamo, nella storia dell'umanità, o meglio, non si incontra con la possibilità di averla classificata completamente. Non che non ci siano state persone così, ci sono certamente state, soprattutto in Oriente, però queste cose che lui ha manifestato sono una conseguenza di questo stato di coscienza che è dovuto all'illuminazione avuta quando aveva 24 anni. Professor Caligiuri, per la scienza, chi è Gustavo Roll? Ma prima di farci questa domanda dovremmo farcene un'altra, cioè capire come la scienza analizza i fenomeni cosiddetti soprannaturali, perché soprannaturale è una parola un po', secondo me, completamente errata dal punto di vista concettuale, perché tutto ciò che esiste non è né soprannaturale né paranormale, esiste. Il problema è di trovare una spiegazione a quelle che sono delle manifestazioni di cui abbiamo prova non soltanto dal punto di vista testimoniale, perché questa è la chiave di volta è questa, cioè la maggior parte di questi fenomeni cosiddetti paranormali, o più propriamente detti psi, no, attribuibili alle facoltà della mente, vengono fuori da una serie di testimonianze, cioè che risalgono alla preistoria dell'uomo, no? Allora, si deve distinguere tra le testimonianze e ciò che invece viene sperimentalmente verificato, no? Nei laboratori. E sotto questo nome di fenomeni psi si inquadra una categoria molto ampia di fenomeni, come giustamente diceva lei prima, la telecinesi, la telepatia, la chiaroveggenza e così via, che sono sostanzialmente fenomeni che apparentemente sembrano disgiunti tra loro, quindi non avere una matrice comune. La matrice comune invece è il fatto che sono tutti fenomeni appunto che identificherebbero delle qualità della mente umana assolutamente straordinarie, ma non soprannaturali. Quindi in un bellissimo libro scritto da un collega, caro amico, che è Dean Radin, recentemente, si chiama Supernatural, lui dice proprio questo, dice non esiste la soprannaturalità, esiste la supernaturalità, cioè la possibilità che esistano degli individui dotati di una particolare predisposizione ad utilizzare dei poteri che la mente ha e che ancora noi non conosciamo, che quindi farebbero, come dire, passare questi soggetti da uno stato normale a uno stato supernaturale, non soprannaturale. Il dovere della scienza è, di fronte a questo tipo di fenomeni, non di girare le spalle e andare via, no? Per paura di affrontarli e forse mettere in discussione quello che sono le conoscenze consolidate, ma di spiegare, no, ciò che è verificato. Allora, il punto di volta è questo: esistono delle evidenze sperimentali
diciamo, coerenti con quelli che sono i principi scientifici che ci dicono che effettivamente siamo di fronte a dei fenomeni reali e non dei fenomeni scientificamente possibili, ma scientificamente reali. Esistono e ce ne sono innumerevoli, condotte in laboratori scientifici a partire dagli anni 20 del secolo scorso, che dimostrano inequivocabilmente la presenza di questo tipo di fenomeni. Naturalmente ne parleremo più avanti, ognuno di questi ha delle prerogative, delle caratteristiche precipue, però tutti questi fenomeni, come vedremo, possono essere identificati e spiegati attraverso delle teorie, diciamo, di cui poi vi parlerò più avanti. Gustavo Roll mise le sue possibilità sempre al servizio del prossimo. Infatti, come dice Franco, parla di una coscienza sublime e sostiene che la coscienza sublime è un po' come il famoso negozio di cristalleria, dove sarebbe meglio non far entrare gli elefanti. Continuava a ripetere che c'è un nesso fra tutte le cose. Lo stato di coscienza sublime è l'unione con l'assoluto, un tutto, un'interezza senza separazione alcuna. Ma vediamo questo secondo filmato. Io con questo dimostro che esiste un nesso comune e costante fra tutte le cose avvenute, che avvengono e avvengono. Tutte le cose si mantengono indipendenti e nello stesso tempo dipendenti. Franco, quali erano i poteri di Gustavo e quando ha cominciato a manifestarli? Ecco, sì, mi collego a quanto detto prima. È appunto dopo la sua illuminazione nel 27. Vorrei collegarmi anche al filmato che avete fatto vedere, che fa parte, un audio che fa parte del mio archivio ed è fa parte di una serata di Gustavo negli anni 70, e lui, parlando di nesso tra tutte le cose, dice poi quello che tutti i mistici dicono, no? Che in uno stato appunto di coscienza, anche nel misticismo, insomma, ci si trova questa comunione col tutto, no? Quindi non vi è più l'individuo separato dal resto del mondo, ma l'individuo che entra in collegamento con tutto. E tant'è vero che ci sono varie teorie che sicuramente il professor Caligiuri dopo spiegherà, che anche moderne, che si collegano a questa idea del tutto e del collegamento, che appunto tutto è collegato. Quando Gustavo scoprì le sue possibilità, c'è da dire una cosa, che lui stette molto male, ebbe uno shock psicofisico, quindi non è una cosa, diciamo così, non è stato un viaggio facile, proprio perché questo stato psicofisico che lui aveva raggiunto gli ha causato una serie di problemi per un anno intero. Lui ha vissuto le settimane seguenti con molti incubi, questo perché lui non aveva un maestro, come per esempio nella tradizione orientale esiste una trasmissione da maestro a discepolo di certe cose, cioè di certe dottrine e di certe pratiche. Generalmente io faccio riferimento per esempio alla scienza dello yoga, che è la scienza più antica e che oggi ci è arrivata praticamente integrale, dove tutta una serie di pratiche psicofisiche sono ben sistematizzate. Ora, quando il maestro trasmetteva una pratica a un discepolo, l'obiettivo del discepolo era quello di raggiungere appunto l'illuminazione, ma il maestro praticamente aiutava il discepolo nel momento in cui avesse raggiunto uno stato psicofisico particolare, aiutava nelle difficoltà, perché appunto la tradizione dice, non solo in India ma anche in altre tradizioni, che a un certo punto la mente può subire degli shock molto forti. E quindi si tratta di qualcosa di... Una delle ragioni per cui queste cose non sono state divulgate così, hanno ad esempio accusato Gustavo Roll, sì, dovrebbe dimostrare alla scienza in una maniera evidente, in una maniera che, diciamo così, gli scienziati avrebbero voluto che lui mostrasse certe cose, non sono cose che si possono affrontare con leggerezza. Ci sono tutta una serie di difficoltà, anche di pericoli. Quindi questa è una scienza antichissima,
che va spiegata. Gustavo non è un mistero solo per chi non l'ha capito fondamentalmente, ed è un mistero per chi non conosce la storia delle religioni, perché conoscendo la storia delle religioni si capisce che le sue possibilità erano possibilità accessibili a tutti, e lui stesso diceva che un giorno tutti gli uomini sarebbero arrivati a manifestare le cose che lui manifestava, perché fa parte del progresso dell'uomo e la scienza arriverà a comprendere queste cose. Infatti, se non sbaglio, Gustavo diceva spesso che lui faceva da grondaia a queste sue conoscenze. Sì. Esatto, lui diceva io sono la grondaia che convoglia l'acqua che cade dal tetto. E quindi lui era solo un veicolo, uno strumento, ma attenzione a non fare magari, si fanno magari dei paralleli sbagliati, per esempio si dice che era medium, in realtà non era medium, per quanto medium voglia dire un mezzo. Lui era un tramite, ma un tramite dove però la sua coscienza appariva totalmente vigile. Quindi lui non andava in trance, lui non faceva per esempio le sedute spiritiche, queste cose qui, nulla di tutto questo. Una delle cose sconcertanti anche nelle sue serate di esperimenti è che lui era normale come tutti gli altri, magari in qualche momento poteva apparire assorto o forse, non saprei come dire, magari incantato nel senso un attimo di sospensione della coscienza, ma poteva essere una frazione di secondo. Poi per il resto era magari anche giocoso e scherzoso con gli amici, poteva fare questi esperimenti di carte che non hanno nulla con i giochi di prestigio, poi dopo magari ci arriveremo, sì. E poi faceva tutta una serie di altre cose, ma con un modo di essere assolutamente conviviale, tranquillo, senza rituali strani, senza cose occultistiche, insomma, ed era una delle cose sconcertanti, perché sembrava tutto banale, poi uno si accorgeva che c'erano dei fenomeni assurdi nella normalità, quindi senza rituali di nessun tipo. Professore, ormai anche la scienza si è accorta che è tutto collegato, quindi lei come mi può spiegare l'esistenza di questi fenomeni? Ma qui il discorso è abbastanza complesso e variegato. Io volevo ricollegarmi un attimo ad una frase che abbiamo sentito prima pronunciata dallo stesso Rolli, in cui lui dice che passato, presente e futuro in qualche maniera coesistono. Beh, questo è uno dei risultati più interessanti della relatività di Einstein, cioè il fatto che gli eventi, o meglio la consecuzione temporale, quindi l'ordine temporale degli eventi, dipenda dall'osservatore e che quindi sia assolutamente, cioè, che sia un gioco di parole, assolutamente relativa, no? Implica che la realtà dell'universo esige che noi consideriamo il passato, il presente e il futuro come esistenti contemporaneamente. E ogni osservatore cosciente abbraccia una fetta di questo spazio-tempo che Parmenide aveva considerato come un tutt'uno, di giusto, no? L'universo blocco, noi diciamo in fisica. E allora la capacità di un soggetto particolare o particolarmente allenato, perché quello che diceva Franco è interessante, cioè sottolineare il fatto che le prerogative umane sono comuni a tutti gli esseri umani, il problema sta spesso nell'esserne consapevoli, nel poterle esercitare. Allora un soggetto particolarmente sensibile o particolarmente allenato potrebbe comprendere simultaneamente una regione dello spazio-tempo in cui appunto afferrare contemporaneamente gli eventi passati e futuri, e quindi riuscire ad avere una visione d'insieme che un soggetto normale non ha, per cui la coscienza oggi si ritiene sia, come dire, una sorta di orologio che scandisce il presente, quindi l'attimo presente in cui uno prende coscienza, e quindi il futuro è ciò che ancora non è avvenuto, il passato è ciò di cui si ha memoria. Ma passato e futuro sono elementi assolutamente relativi, per cui non hanno una realtà se non all'interno della coscienza dell'osservatore. Comunque Gustavo Roll diceva di vedere sia il passato che il futuro. Ed è proprio questo l'elemento, infatti è molto pertinente questa osservazione, perché la fisica moderna ci fa capire che a livello microscopico
il passato e il futuro sono due alternative assolutamente simmetriche, no? Cioè, le equazioni della fisica fondamentale ci dicono che se io inverto il verso del tempo delle equazioni, io ho due soluzioni che sono assolutamente simmetriche e compatibili, per cui io posso avere un fenomeno che dal passato si evolve verso il futuro, i cosiddetti fenomeni entropici, e posso avere nello stesso tempo un fenomeno che si propaga dal futuro verso il passato, quindi un fenomeno sintropico. Queste due soluzioni che corrispondono a due universi che coesistono possono essere, come dire, contemporaneamente verificate, per cui un osservatore può cogliere sezioni di questa realtà e quindi potenzialmente anche cogliere un evento che è futuro per un altro osservatore. E quindi, come dire, fornire una sorta di spiegazione possibile al fenomeno della chiaroveggenza, su cui poi magari torneremo più avanti. Franco si riferiva già più volte allo sconvolgimento di Gustavo quando entrò in crisi perché scoprì una tremenda legge. Vero Franco? Confermi? Sì, infatti. Allora, prima parlavo di illuminazione. Questa illuminazione è collegata a una scoperta che Gustavo fece proprio in questo 1927, in cui a un certo punto scrisse sulla sua agenda di aver scoperto una tremenda legge, come la chiamò lui, sì, che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore, aggiungendo poi che la potenza mi fa paura, non scriverò più nulla. Ovvero lui stava scrivendo una serie di riflessioni in campo metafisico e scientifico. Erano due anni che, quasi per gioco, aveva iniziato appunto con le carte, era successo a Marsiglia, era successo così: lui era passato di fronte a un tabaccaio, aveva visto due mazzi di carte in vetrina ed erano entrambi girati. E lui si è chiesto, o meglio no, uno era girato e l'altro no, e lui si è chiesto, chissà di che colore è il dorso dell'altro mazzo, così per gioco. Ha cominciato a pensare, ha pensato un colore, adesso non ricordo qual era, forse nero, adesso non ricordo, è entrato nella tabaccheria, ha comprato il mazzo per scoprire che invece era verde, così racconta lui. Allora è stato un po' deluso dal fatto che la sua intuizione non gli avesse permesso di indovinare il dorso di questo mazzo. È così andato a casa dove abitava a Marsiglia, che lui lavorava in banca come funzionario bancario, perché il padre è stato direttore della Comit di Torino, direttore fondatore della Comit di Torino, e alla sera dopo la banca lui ha cominciato, così per gioco, a vedere se riusciva a indovinare il colore del dorso delle carte. E questa cosa è andata avanti, ma non per settimane, è andata avanti per due anni. E lui ha cercato in tutti i modi, lui si diceva, ci deve essere un modo per indovinare. Quindi una cosa iniziata per gioco è andata avanti come un'ossessione, fino al giorno in cui lui a Marsiglia vide un arcobaleno, dopo un temporale, e vide che nel mezzo di questo arcobaleno emergeva il colore verde più di altri colori. Allora, da lì ha fatto una serie di associazioni, un'associazione sul valore centrale delle cose, in medio stat virtus, perché il colore verde stava nel mezzo dell'arcobaleno, e lì è arrivato a, siccome lui suonava il violino, e poi ha suonato anche il pianoforte, era anche un musicista, anche piuttosto bravo, ha scoperto che il verde gli dava una certa sensazione, e una certa nota musicale, che era la quinta musicale, ovvero due note suonate insieme, in particolare di violino, gli davano una certa vibrazione che era simile alla sensazione che gli dava questo colore verde. Fatto sta che in pratica quel giorno, mentre visualizzava questo colore verde, mentre sentiva nella mente questa vibrazione di quinta musicale che io ho legato all'om della tradizione indù, quindi si immagini l'om, questa vibrazione om, si immagini la quinta musicale in questo senso, visualizzando il verde, ha praticamente, cosa è successo? Si è sviluppato un calore psichico interiore, che la tradizione orientale conosce bene, per arrivare a quello che sempre in Oriente è conosciuto come risveglio di Kundalini, ovvero Kundalini è una metafora
diciamo così, che spiega un processo fisiologico di un'energia che dalla base della colonna vertebrale si eleva verso l'alto per arrivare fino al cervello, ed è quello che è successo a lui. E quindi lui ha raggiunto l'illuminazione attraverso questa legge, come la chiama lui, sinestetica, no? Dove quindi abbiamo colore e vibrazione sonora insieme, ed è arrivato poi a questo. Sto sorridendo perché, parlando di telepatia, vede, lei ha preceduto quello che avrei voluto dire. E comunque dopo la pubblicità ci guardiamo il video che parla di questa tremenda legge che ha scoperto Gustavo Adolfo Roll. A tra poco. Bentornati in studio, chiedo di mandare in onda il video sulla tremenda legge di Gustavo Roll. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura, non scriverò più nulla. Faccio una domanda al professore. Professore, le manifestazioni di cui si rese protagonista Gustavo Roll possono essere considerati fenomeni psi? Beh, facendo riferimento alla definizione che abbiamo dato prima, senz'altro, cioè in particolare, poi credo ne parlerà Franco più avanti, i giochi di carte sono alla base di tutta una serie di esperimenti scientifici condotti a partire dagli anni 20, cioè le famose carte Zener, carte che erano organizzate oltre che per numeri anche per simboli, e sono, diciamo, i prototipi dei moderni esperimenti sui generatori di numeri casuali. Quindi tutto quello che fa parte della fenomenologia dei fenomeni di cui stiamo parlando è molto simile a quello che la scienza ha fatto e sta facendo in laboratorio, ovviamente con diversi gradi di approfondimento. Quindi i giochi di carte, quindi l'indovinare una carta estratta o il contenuto della carta stessa, sì, dopo ne parliamo. La trasmissione di informazioni attraverso particolari stati meditativi, perché prima si parlava dello yoga, no? Cioè, c'è un fondo di verità importante in questa cosa, perché lo stato meditativo oggi si sa essere associato ad una diversa configurazione, diciamo così, energetica, una parola oggi un po' abusata, no? Dappertutto si sentono energie sottili, un po' più spesso, cioè io spesso chiedo nei congressi, ma mi misurate questo spessore qual è? Cioè non è questo, però il fondo di verità è quello di capire che tutta la materia, la radiazione di cui l'universo è fatto di energie, sostanzialmente di campi, no? Di campi vibranti, quindi la materia è fatta da campi vibranti organizzati, quindi codificati, la radiazione è fatta da campi, diciamo, non aggregati, ecco questo. Quindi c'è una diretta relazione tra alcune delle intuizioni che Roll ebbe in maniera del tutto spontanea e molte delle conclusioni a cui la scienza sta arrivando. E anche al modo in cui ci sta arrivando, cioè, come dicevo prima, l'uso delle carte, l'uso anche di metafore, gli esperimenti appunto di trasmissione delle intenzioni, sono i metodi che la scienza sta utilizzando per testare questo tipo di manifestazioni. E devo dire con risultati positivi, perché uno degli elementi più importanti che bisogna considerare in questo campo è che poi costituisce anche l'attacco principale da parte degli scettici, no? Perché in questo campo noi ci scontriamo con uno scetticismo, un ostruzionismo enorme da parte della comunità scientifica cosiddetta ufficiale, no? Tra molte virgolette. L'accusa principale è la non ripetibilità degli esperimenti psi, per cui si prende un soggetto, gli si chiede: adesso tu individua che cosa sta pensando la tua fidanzata. Beh, insomma, se sono fidanzati da poco probabilmente indovinerà. Dopo un po' di tempo, diciamo, non gliene fregherà più niente, diciamo, di quello che penserà. Però parte questa considerazione così, diciamo, di contorno. C'è un aspetto fondamentale, che è questo: il fenomeno psi è per sua natura intrinsecamente irripetibile sotto questa forma. E questo
a parere di, appunto, di questi scettici, viene considerata come la prova della sua non scientificità. Nulla di più falso, perché se noi pensiamo che tutto ciò che attiene al mondo della fisica quantistica, tipicamente la fisica microscopica, è singolarmente imprevedibile, cioè se io prendo un evento singolo e pretendo di stabilire quando avverrà, io non lo posso fare, cioè è un evento assolutamente casuale, per cui io prendo un atomo radioattivo, aspetto che decada, io posso aspettare un secondo, io posso aspettare un'ora, cioè è un evento che ha una probabilità di accadere, ma io non so quando accadrà. La stessa cosa è il fenomeno psi, cioè è un fenomeno singolo, isolato. Se io invece prendo e considero più atomi, allora io che cosa faccio? Passo dal piano del singolo evento al piano di una moltitudine di eventi. In quel caso lì posso prevedere, posso calcolare una probabilità che un certo numero di atomi decadrà. La stessa cosa posso fare con i fenomeni psi, e questo è stato fatto utilizzando gli esperimenti in cui si coinvolgevano un numero molto elevato di soggetti o un numero molto elevato di prove, e si è visto che in questo numero elevato di prove i risultati erano estremamente difficili, se non impossibili da spiegare, con un effetto del tutto casuale. Quindi questo ci fornisce anche una diretta correlazione tra le manifestazioni dei risultati degli esperimenti e le moderne, proprio, cioè, l'impostazione moderna della fisica, se uno ovviamente guarda questo tipo di fenomeni con una mente aperta e non chiusa, ecco, questo è fondamentale. I fisici come c'hanno la mente? Allora, i fisici dovrebbero averla. Allora, qui si apre una. Potremmo stare a parlare per giorni, perché, come ho detto prima, a mio avviso, ma non solo a mio, per fortuna, di fronte a una manifestazione che è stata, come dire, controllata in laboratorio, ha le caratteristiche della plausibilità scientifica, bisogna indagare per capire quale sia la causa. Purtroppo, molto spesso, per fortuna sempre meno spesso, ci si pone con un atteggiamento di chiusura mentale, perché poi ne parleremo più avanti. La spiegazione di questi fenomeni presuppone la considerazione di teorie che per certi versi mettono in discussione molte delle convinzioni, diciamo, di quello che è la struttura consolidata. Ora chiediamoci cosa sarebbe successo se, in parte è successo a Galileo, è successo, cosa sarebbe successo se avessimo fatto lo stesso ragionamento con i giganti della scienza, no? Cioè, Giordano Bruno fu arsovivo per questo, Galileo sappiamo che cosa ha dovuto passare. Quindi ogni qualvolta c'è la possibilità, e lo scienziato ha il dovere di farlo, di spiegare delle cose infrangendo quelli che sono i dogmi o le convinzioni attuali, è dovere della scienza farlo, naturalmente con dei criteri che siano ovviamente oggettivi e razionali, però l'atteggiamento deve essere questo. Oggi, per fortuna, sempre più spesso si vedono persone affrontare queste tematiche anche in laboratori, diciamo, di una certa rilevanza internazionale. Ovviamente il risvolto della medaglia è quello di mettersi in discussione, cioè essere disposti a annullare anche, diciamo, i risultati di una vita di studi. Certo. Ma la bellezza della ricerca è questo, cioè deve essere così. Questo grazie è per che questa bellissima io. Risposta, grazie. Una domanda a Franco. Gustavo scriveva queste parole: essendo creature di Dio, abbiamo poteri immensi sulla materia, possiamo comandare qualunque cosa, è un po' quello che avevi detto te. Cosa mi può dire lei di questo proposito? Ma sì, sicuramente Gustavo si riferiva a questo stato di coscienza, che però non è lo stato di coscienza normale. Quindi questo stato di coscienza è quello stato di coscienza che permette l'accesso o il collegamento con il tutto, no? Il tutto con la T maiuscola, che possiamo anche identificare con Dio. Quindi nel momento in cui c'è questo collegamento, praticamente qualsiasi cosa diventa possibile, proprio perché si accede a una dimensione completamente non diversa, ma allargata, si accede all'essenza dell'universo. È come se ci si ponesse, come se si arrivasse all'origine dell'universo, e a quel punto, in quell'origine, si può esprimere non la creazione, ma si possono esprimere atti creativi. Quindi nel momento in cui si annichila, cioè una delle cose fondamentali che poi tutte le tradizioni spirituali dicono è l'annullamento dell'ego, ovvero occorre annichilire il nostro ego per poter accedere a questa dimensione differente. Quindi bisogna rinunciare a se stessi, il che non significa però un annichilimento totale, significa comunque mantenersi
è una via di mezzo tra se stessi e il tutto, tale per cui si possa ancora agire nel mondo. Diversamente non si potrebbe agire, entreremmo in uno stato comatoso e non potremmo agire nel mondo. Quindi in quello stato è possibile qualsiasi cosa, quindi l'uomo diventa procuratore di Dio, come Gustavo stesso diceva. Io vorrei dire solo una cosa riguardo alle carte e agli esperimenti di cui ha parlato il professor Caligiuri. Tutti questi esperimenti sono interessanti perché sicuramente dimostrano da un punto di vista statistico che la mente umana è più di quello che sembra. Però io ci terrei a fare una separazione tra i soggetti, diciamo così, normali, cioè la gente comune. Chiunque di noi può partecipare a questi esperimenti, chiunque di noi, diciamo, in uno stato quando si è proprio a agio, anche in uno stato di ispirazione, può superare la media statistica. Tuttavia, nel caso di Gustavo Roll e di altri grandi maestri, o comunque di chi abbia raggiunto l'illuminazione, siamo su un piano diverso. Quindi gli esperimenti che per esempio lui faceva, diciamo, con le carte, che non hanno a che vedere con gli esperimenti della parapsicologia, erano esperimenti che venivano uno dietro all'altro, quindi è come diciamo una specie di contraddizione, nel senso che il caso unico diventava possibile, ovvero non c'era una serie di esperimenti per cui si aveva, non so, il 60% dei risultati positivi e quindi c'era già una buona media statistica. No, nel caso di Gustavo, quando lui era nelle condizioni adatte, poteva fare, poniamo, 30 esperimenti con le carte, poi spiegherò come erano questi esperimenti, e tutti e 30 riuscivano. Quindi siamo a un livello completamente differente, questo perché è una coscienza differente. Quindi una cosa è la coscienza normale in cui vengono fatti questi esperimenti psi, che ha studiato la parapsicologia da tanti anni, che negli ultimi anni hanno dimostrato effettivamente, grazie anche al computer, eccetera, che ci sono che si devia dalla media statistica in senso positivo, o anche negativo addirittura. Altra cosa però è questa coscienza, quindi siamo, come dire, due mondi diversi. Mentre vi faccio vedere il prossimo filmato, ti chiederei, Caterina, se puoi andare a controllare se sono arrivate delle mail con delle domande e che leggeremo poi dopo il filmato. Grazie. La prima intuizione delle possibilità in suo possesso arrivò a Roll quando era poco più che un ragazzo. Ero a Parigi, era 2 anni che mi stavo dicendo, vorrei sapere il colore della carta, se rossa o nera. E allora mi appoggiavo ad una cosa, al colore verde. Sono riuscito un giorno a scoprire 10 carte rosse, 10 carte nere di seguito, poi 15, poi 20, poi tutte 52. Il giorno che l'ho scoperte tutte 52, quali erano le rosse, quali erano le nere, sono uscito sui Champs-Élysées e gli sono andato, sono l'uomo più potente della Terra. Allora, Caterina, vieni qua. Sì, buonasera. Sì, Elisa, abbiamo avuto un paio di domande, sono arrivate. La prima ce la pone Martina, ci chiede perché Gustavo non si sottopose a controllo scientifico. E poi è arrivata un'altra domanda da parte di Andrea, invece, che ci chiede perché Gustavo Roll usava proprio le carte, per quale motivo decise di fare questi esperimenti però con le carte. Grazie. Per ora è tutto. Grazie. Allora, Franco, credo che queste domande siano rivolte a te. Allora, la prima era perché non si sottopose controllo scientifico. Allora, direi questo. Lui non era contrario a sottoporsi a un controllo scientifico, al contrario. Tutta la vita ha cercato un collaboratore che potesse affiancarlo nella comprensione di questi esperimenti. È venuto in contatto anche con tanti scienziati, solo che il problema è che per poter
per poter lui spiegare e far capire queste cose era necessario moltissimo tempo, cioè non era qualcosa che per dire in qualche giorno, ah sì, vieni, ti mostro, ti spiego, eccetera, non funzionava così. Anche il professor Regge ebbe occasione, che è stato uno dei fondatori del CICAP, Comitato degli Scettici, è andato a casa, ha incontrato in due occasioni Gustavo, il quale gli fece degli esperimenti, ma il professor Regge non poté esprimere alcun parere, anche se poi successivamente ha voluto insinuare che potevano anche essere dei giochi di prestigio. Lo stesso Regge aveva mandato degli assistenti a casa di Gustavo per tre volte a vedere questi esperimenti, quindi a cercare di capirli, quindi Gustavo era disponibile a questo. Solo che il problema, ci sono fondamentalmente due problemi, anzi la premessa è che appunto ci voleva molto tempo, ma le due cose principali sono che intanto queste cose, e mi leggo a quanto avevo detto prima, non potevano essere così divulgate sic et simpliciter, come se fosse una cosa banale, proprio perché sono cose molto complesse e anche possono essere pericolose. Quindi ci voleva un principio legato all'iniziazione. In tutte le tradizioni religiose esiste l'iniziazione, ovvero la preparazione della persona che entra in questo mondo diverso. E quindi ci vuole del tempo. La persona deve poi essere anche adatta, nel senso che deve avere delle qualità anche, diciamo, morali, deve avere disinteresse personale, quindi non è un qualcosa che lui poteva dire o fare con chiunque. Intanto ci volevano delle persone adatte, numero uno. In secondo luogo, anche dopo aver scelto le persone adatte, nel momento della sperimentazione, nel momento del controllo, occorreva un ambiente adatto. L'ambiente adatto significa persone che lui conosceva e con cui si sentiva a proprio agio, perché per poter fare questi esperimenti lui doveva sentirsi bene, doveva sentirsi ispirato e, per essere ancora più precisi, doveva essere in uno stato creativo. Lui era un, diciamo così, c'è un processo artistico in questi esperimenti, ovvero lui doveva sentirsi senza ansia, non doveva avere dell'ansia, non gli si doveva fare pressione per poter ottenere queste cose, proprio perché, come lei ha detto all'inizio, la coscienza sublime è qualcosa di molto delicato, per cui è come la cristalleria dove non devono appunto entrare gli elefanti, come si diceva prima, ed è una frase che avevo scritto io, proprio per dire che lì doveva stare bene, persone con cui si sente proprio agio. Quindi bisognava creare tutto un protocollo, sarebbe stato piuttosto complesso, con le persone giuste e che avrebbero compreso tutta una serie di necessità di Gustavo Roll, che sono cose piuttosto appunto difficili, e quindi alla fine lui non ha trovato nessuno che potesse fare questo. Sappiamo però che Gustavo Roll ha aiutato tantissime persone senza mai chiedere niente in cambio. Qual era la sua fonte di reddito? Sì, beh, lui ha lavorato come funzionario bancario negli anni giovanili fino ai 31 anni, quindi per una decina di anni. Al tempo lui si era laureato in giurisprudenza all'Università di Torino. Aveva girato un po' tutta l'Europa come funzionario bancario. Successivamente ha lasciato l'impiego bancario dopo la morte del padre, anche perché l'impiego bancario non era qualcosa che effettivamente gli interessava. Ha successivamente aperto un negozio di antiquariato, e quindi la parte centrale della sua vita è stata dedita all'antiquariato. Lui viveva con la vendita di oggetti di antiquariato. Successivamente ha poi chiuso questo negozio e si è dedicato completamente alla pittura, tanto che la sua fonte di eredità negli ultimi anni della vita è stata la vendita di quadri. Non sempre li vendeva, alle volte li regalava a persone che particolarmente apprezzava o ad amici, e poi ha avuto anche la possibilità comunque di nascere in una famiglia abbiente,
e quindi ha potuto comunque poi amministrare anche beni di famiglia in maniera oculata e tra l'altro ha fatto anche altre cose comunque nella vita. Per esempio suonava il violino quando era a Marsiglia perché non aveva molti soldi e voleva mantenersi da solo, suonava il violino nei cinema per accompagnare i film muti quando non c'era ancora il sonoro. In altre occasioni faceva anche traduzioni dall'italiano al francese e dall'italiano all'inglese, quindi ha fatto varie cose. Però se non sbaglio, ho letto da qualche parte che a lui piaceva definirsi un pittore. E ci sono Sì, anche degli certo. aneddoti interessanti sui suoi quadri, se ci può dire qualcosa, qualche aneddoto particolare. Ah, sì, a lui piaceva definirsi pittore anche perché lui tendeva sempre a sminuirsi il più possibile. Non amava centrare l'attenzione su di sé, non voleva pubblicità su di sé. Le interviste che ha dato durante la vita a giornalisti era più per correggere cose sbagliate che erano state dette sul suo conto, che erano trapelate, piuttosto che per farsi un qualche tipo di pubblicità o per dire cose che dal punto spirituale lui riteneva opportuno. Quindi lui si definiva un pittore perché era l'abito che gli confaceva di più e perché comunque lui la componente artistica in lui era essenziale. Come ho detto, appunto, lui suonava il violino, il pianoforte, era anche un eccellente scrittore. Se si vanno a leggere i suoi scritti, pubblicati ad esempio nel libro Io sono la grondaia, che è una bellissima raccolta di sue lettere, si vede quale profondità di pensiero e quali abilità di scrittura lui possedeva, quindi era un artista in generale. Quindi diceva era un pittore, e poi non mi ricordo più la domanda che mi ha fatto successivamente. Ci sono degli Ah sì, aneddoti. sulla Sì. pittura, sì. Ma sì, gli esempi sono moltissimi. In generale sono legati a... Beh, ci sono ad esempio gli esperimenti che lui faceva che io ho chiamato di telecinesi di pennelli. Cioè praticamente certi quadri si dipingevano da soli con pennelli che si muovevano nell'aria e dipingevano un quadro. Quindi come se ci fosse un uomo invisibile che dipingeva il quadro e i presenti vedevano il quadro che si dipingeva da solo, a vista, in piena luce, in certi casi è avvenuto in semioscurità perché comunque potevano esserci delle apparizioni, che in passato ci sono state certe apparizioni che hanno scioccato i presenti. E allora in qualche altra occasione ha preferito la luce vera perché così non apparivano queste cose qua. E si potevano vedere questi pennelli muoversi da soli. Ci sono molte testimonianze di varie persone differenti in epoche differenti. Ci sono poi, ad esempio, ad esempio, quadri dove comparivano delle immagini da sole, ad esempio, un quadro dato a una persona che magari ce l'aveva in casa già da un sacco di tempo e dal nulla emergeva un disegno, per esempio, non so, un albero che prima non c'era e subito dopo, questo sto praticamente riassumendo uno degli episodi, e Gustavo telefonava alla persona dicendo: ti è piaciuto il regalo che ti ho appena fatto? Così dal nulla, cioè la persona si vedeva comparire dal nulla questa cosa sul quadro e subito dopo arrivava la telefonata di Gustavo Roll che gli diceva ti è piaciuto, quindi sapeva perfettamente che cosa era successo perché ovviamente era lui stato la causa di questo, quindi sono cose assurde Professore, la che vedo non un si po' spiega. sconcertato. Come può spiegare questi fenomeni? No, Scusi. Un sconcertato, è difficile che mi sconcerti davanti a qualcosa. po' sorpreso l'ho visto. No, interessato perché, voglio dire, la possibilità di, peccato non si può fare più, di verificare queste cose in diretta sarebbe stato molto interessante. C'è da dire comunque che, chiaro, non a questi livelli estremi, ma comunque esperimenti di telecinesi sono stati condotti e sono stati condotti anche da enti, diciamo così, particolari come la CIA, come i servizi segreti di vari paesi dell'Est Europa, prima e durante il periodo della guerra fredda. Quindi ci sono degli studi, ripeto, molto seri su questo. Il problema è sempre di capire, molte volte questi fenomeni vengono generati in laboratorio, però non se ne conosce la causa. Allora, il dovere della scienza e quindi il vero interesse sta nel cercare di capire come funzionano e perché avvengono. Perché
finché noi rimaniamo ad un livello puramente fenomenologico, noi ci limitiamo a osservare quello che accade e rimaniamo stupiti, come dicevo prima. Cioè la meraviglia è il primo passo che noi dobbiamo avere, diciamo, la prima sensazione di fronte al fenomeno, però poi è necessario fare un passaggio successivo, quello di cercare un modello che si spieghi quello che sta accadendo. Questo per due motivi: il primo perché senza questo passaggio noi rimaniamo nel campo dell'aneddotica, quindi diciamo, di un fenomeno che viene raccontato ma che non dico non venga riprodotto, ma comunque rimane inspiegato. Il secondo elemento è quello di, come dire, il discorso che facevo all'inizio, di far rientrare tutti i fenomeni in un'ottica di naturalità, cioè tutto ciò che accade fa parte di questo universo in cui noi viviamo e in qualche maniera deve avere una spiegazione comune, no? Cioè una delle aspirazioni che la scienza moderna ha è quella della cosiddetta teoria del tutto, no? Detta così può sembrare un'impresa molto presuntuosa, e forse lo è, forse non si riuscirà mai ad arrivare a questo, però l'aspirazione dell'uomo a cercare di unire fenomeni apparentemente diversi sotto una matrice unica è stata la molla che ha fatto scattare la nascita della scienza, perché l'uomo primitivo osservava una serie di fenomeni che per lui erano paranormali, erano soprannaturali, cioè il fulmine, il tuono, erano fenomeni che venivano spiegati con la volontà di un essere superiore che a suo arbitrio, cioè, o per assecondare i sentimenti umani faceva accadere queste cose. Quindi noi ci troviamo oggi in una situazione che è molto simile a quella dell'uomo primitivo, di fronte a certe manifestazioni che siamo costretti a indagare, cioè, quindi, e come facciamo a indagarli? Cercando delle spiegazioni, dei modelli anticonvenzionali, perché la scienza convenzionale non può spiegare queste manifestazioni. E in questo io sono d'accordo con i miei colleghi ortodossi, tra virgolette, perché io mi ritengo sostanzialmente un eretico da questo punto di vista, e ne sono orgoglioso. Il problema è di trovare dei modelli alternativi che ci spieghino questo, e ce ne sono diversi. Alcuni funzionano meglio, altri funzionano peggio, altri non funzionano affatto, quindi bisogna anche dirlo. Però ripeto, noi ci troviamo nella stessa situazione in cui sono trovati gli uomini primitivi, che di fronte alla meraviglia di certe cose li ascrivevano a delle cause soprannaturali oppure si rifiutavano di considerarli. Quindi è necessario ripartire, forse fare un passo indietro, no? E cercare di capire dove le nostre teorie sono lacunose. E dicevo, ci sono stati proposti nel corso di questi ultimi decenni numerosi modelli che tentano di spiegare questo tipo di fenomeni. Per esempio la telecinesi presuppone una influenza della mente sulla materia, no? Quindi noi abbiamo due mondi che la fisica finora ha considerato nella maggior parte dei casi come dicotomici, cioè la mente è una cosa, la materia è un'altra cosa. Nulla di più falso nel momento in cui si considera la mente come un prodotto di certe dinamiche che vedremo essere molto simili alle dinamiche quantistiche. Allora, se questo è vero, e ci sono degli elementi che ci fanno pensare che ciò sia vero, e abbiamo, come dire, trovato il ponte, il collegamento tra l'aspetto puramente materiale e l'aspetto invece mentale. Anche perché Lowell parla spesso di Dio. Sì, ma Dio e vediamo attraverso un breve filmato qual è la sua visione, ma prima do lo spazio alla pubblicità. A fra poco. Suggestione, quindi, e potere mentale. Ciò che certamente ha del magico è la capacità che Gustavo Roll sembrava possedere di tirare a sé l'animo della gente. Ho avuto la fortuna di contattare Albert Einstein, il quale non mi dimostrò alcuna ostilità. Mi dice che la luce è l'ombra di Dio, perché tutto ciò che è materia proietta un'ombra scura, mentre Dio, quando si materializza, diviene luce. Roll avrebbe fatto apparire dal nulla, al cospetto del grande scienziato, una rosa, suscitando nel suo... Franco, ne abbiamo parlato già un pochino, ma Gustavo era religioso? Sì, assolutamente sì. Si definiva cattolico, praticante, era profondamente devoto
alla figura di Gesù. Diciamo che se Gustavo ha avuto un maestro, questo è stato proprio Gesù. Quindi lui ha avuto sempre una vocazione cristiana, i suoi quadri li firmava con una croce e con una R associata a questa croce, la R di Roll. E, però, diciamo così, lui conosceva anche le altre religioni, le conosceva molto bene, e diciamo che ha vestito l'abito cattolico perché lui è nato in questa tradizione, perché ha vissuto in Occidente, ma amava tutte le religioni. E comunque Dio è sempre presente nelle sue riflessioni, nei suoi discorsi, è assolutamente fondamentale. Quindi l'uomo non è che una piccola parte, ed è comunque sempre un procuratore di Dio sulla terra, insomma, come diceva Gustavo. Se posso, io vorrei però solo tornare un attimo al discorso delle carte, perché poi alla fine non ne avevamo parlato. Certo. E volevo dire questo. Lui usava le carte, si è visto come lui ha iniziato con le carte per una questione, prima per gioco, poi per ossessivamente, fino a quando è arrivato a indovinare appunto queste carte. Ma questi esperimenti che poi lui faceva con le carte non hanno molto a che vedere con questa fase iniziale in cui lui indovina le carte, non è nulla del genere. L'esperimento base funzionava così, e poi c'erano moltissime variabili. Due mazzi di carte, no? E premetto che lui non toccava neanche le carte. Ad esempio, io sono stato testimone quando lui era quasi novantenne a casa sua, ho fatto degli esperimenti con le carte, ma li ho fatti io, nel senso che lui mi ha detto fai così o fai così, ma lui non ha mai toccato queste carte. Però la faccio semplice. Una volta scelta dalla persona una carta del primo mazzo, una carta qualsiasi, che può essere l'asso di cuori, il fante di quadri, eccetera, praticamente veniva trovata la stessa carta nell'altro mazzo attraverso un processo totalmente aleatorio, in cui spesso partecipavano anche i presenti nella serata. Non è semplice da spiegare, però si tratta di qualche cosa, sono praticamente degli esperimenti di sincronicità fatti con le carte. Vale a dire, una volta che si stabilisce la carta X nel mazzo A, si troverà la carta X2 nel mazzo B attraverso un procedimento totalmente casuale del tipo, lui poteva chiedere a una persona presente, dimmi un numero di due cifre, la persona diceva, non so, 25. E lui diceva alla persona, adesso nel mazzo che hai di fronte, la 25esima carta dovrebbe essere l'asso di cuori, che è la carta che avevamo trovato casualmente nel mazzo numero 1, nel mazzo A. La persona girava le carte e al numero 25 trovava l'asso di cuori. Oppure lui poteva dire a qualcuno, dimmi una parola, diceva, non so, cavallo, quante lettere ha quella parola? Adesso non so, 7, 8, quante ne ha. Poi diceva un'altra persona, dimmi un'altra parola, adesso sommate le due cifre. Poi diceva un'altra, adesso al posto numero 12, che abbiamo stabilito il 12, al numero 12 troverai la carta che avevamo scelto nel mazzo precedente. Cose di questo tipo, quindi un procedimento totalmente aleatorio, dove lui assolutamente non toccava i mazzi, e nulla a che vedere con i giochetti che può fare un prestigiatore. Cioè qui siamo proprio... È come dire, non so, parlare di bridge o di castelli fatti con le carte, cioè sono cose completamente differenti. E quindi questo è in sintesi. Però voglio aggiungere ancora una cosa. Prego. Questa struttura sincronicistica di questi esperimenti è la stessa struttura poi di altri esperimenti. Quindi le carte sono essenziali per comprendere la struttura degli esperimenti di Gustavo e tutto il resto. Quindi, e lui li faceva come, lui li considerava l'ABC della sua fenomenologia, sia perché erano apparentemente semplici, le carte sono un mezzo facile, è anche conviviale, quindi le persone non si impressionano più di tanto, anche se poi comunque erano sconvolte dopo tutta una serie di esperimenti di questo tipo in cui le carte ogni volta venivano azzeccate senza che lui facesse niente, però erano uno step, un gradino, a cui accedere, da cui poi passare a cose di livello superiore più complicate, in cui intervenivano libri, fogli, materializzazioni di acquerelli, materializzazioni di oggetti,
telecinesi e un sacco di altre cose, insomma siamo nel paese delle meraviglie poi per quello che accadeva. Quindi ecco, le carte comunque sono importantissime, qualcuno le ha scartate come se fossero una banalità, ma sono l'essenziale proprio per capire la struttura sincronica di questi esperimenti, che sono collegati ovviamente alla psiche di chi era, cioè del direttore d'orchestra, se vogliamo, che Gustavo era una specie di direttore d'orchestra, e le persone che aveva insieme suonavano sincronicamente una certa musica, una certa vibrazione che permetteva poi la riuscita degli esperimenti. Anche perché la scienza di oggi parla di sincronicità, sentiamo spesso di sentire sincronicità e che il caso non esiste, quindi Gustavo era molto avanti. Diciamo che anche troppo spesso si sente parlare di sincronicità, anche dove non c'è si vede, ormai siamo, però è vero, cioè il comportamento sincronico che si pensava fino a qualche tempo fa fosse soltanto limitato ai sistemi microscopici, quindi atomi e molecole, oggi invece pare influenzare anche i sistemi macroscopici, quindi in primo luogo il funzionamento del cervello umano. Allora tutto passa attraverso questa considerazione. Se noi riusciamo a spiegare il funzionamento della mente in termini di fisica quantistica, noi stiamo in qualche maniera dimostrando tutta una serie di prerogative e di capacità che sono le stesse capacità che sono alla base di questi esperimenti. Quindi la non località, tipicamente una delle caratteristiche fondamentali della teoria quantistica, ci dice che due sistemi che hanno interagito nella loro vita in qualche modo continuano ad essere legati, ovviamente sotto alcune condizioni, no? Anche se vengono separate a distanze molto alte. Quindi immaginate, e questo per due atomi è stato fatto anche per sistemi di atomi, quindi se noi passiamo dall'atomo, coppia di atomi, a due sistemi che comprendono 60 atomi ciascuno, ci rendiamo conto che abbiamo fatto un passaggio dal microscopico al macroscopico. Allora, il passaggio successivo qual è? Passare da 60 atomi a 2 milioni di atomi. La difficoltà qual è? E quindi l'obiezione degli scettici, sì, ma più aumenta il numero di particelle, più è facile che queste diventano scorrelate tra loro. Allora, se diventano scorrelate, questa non località si perde. Il problema adesso si risolve così, cioè, sembra una banalità, ma è frutto di tanti anni di studi, anche nostri nel nostro piccolo, i sistemi macroscopici hanno la possibilità di rimanere in una condizione coerente, purché si verifichino certe condizioni. E nel cervello abbiamo dimostrato anche di recente con un modello che, ripeto, è stato, come dire, premiato anche dall'MIT, quindi parliamo di Boston, quindi parliamo di un istituto assolutamente, diciamo così, al di sopra delle parti, questo modello prevede appunto che all'interno del cervello esistano delle strutture che possano garantire il mantenimento di questa coerenza, e questa possibilità determina l'altra, cioè il fatto che parti diverse del cervello possano rimanere tra di loro, passatemi questa espressione, abusate, entangled, no? Cioè intrecciate, per cui fanno parte di un unico sistema, sono un unico sistema, sono una cosa sola, no? Come due persone che, diciamo, condividono molte cose, sono empatiche, quindi formano un tutt'uno dal punto di vista. La stessa cosa accade nel cervello, ma abbiamo dimostrato di più, magari dopo ci ritorneremo, che se sussistono determinate condizioni, questa empatia si manifesta anche tra il cervello e l'ambiente circostante, per cui io posso, attraverso l'allenamento anche, modificando il mio stato mentale, modificare, andare a interagire con la materia esterna al cervello, quindi ci rendiamo conto dell'enormità di questa cosa. Le capacità mentali diventano non locali, per cui io non sono limitato alla mia struttura cerebrale, ma vado oltre. Questo ha delle implicazioni enormi, non solo dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista filosofico, etico, religioso, se voglio. Non sono cattolico, non sono cristiano, ma ritengo comunque che esista un'armonia sottostante, no? Che quindi leghi tutti i fenomeni. Questa possibilità di spiegare la mente e la materia come facenti parte di un unico sistema è, se vogliamo, il preludio a quella che potrebbe essere una teoria del tutto, no? In cui, torniamo indietro, perché poi tutto si ricongiunge, no? Il passato, il presente e il futuro, che sono manifestazioni della coscienza sostanzialmente, non altro, vengono annullate completamente nel momento in cui la coscienza fa parte della materia, no? Per cui il caso, si parlava prima di caso, non esiste perché tutti questi tre
segmenti esistono contemporaneamente, no? Quindi, però questo presuppone la possibilità di spiegare le dinamiche mentali attraverso dei campi che escono, che vanno al di fuori del cervello. Sarebbe molto interessante approfondire questo discorso, sì. Solo che abbiamo molto poco tempo, quindi bisogna concludere. E io vorrei farvi vedere un ultimo filmato dove noi sentiremo alcuni passaggi del testamento spirituale di Roll, ringraziando Franco Roll per la sua graditissima partecipazione. Grazie a voi. Grazie mille. Un grazie al professor Luigi Maximilian Caligiuri, che abbiamo piacere qui. Il professore inoltre ritornerà a breve a Pisa per un seminario intitolato Poteri della Mente il 23 di giugno. E approfondiremo queste tematiche. Approfondiremo queste tematiche presso l'Officina Garibaldi a Pisa. E oltre al professore parteciperanno anche Gioacchino Pagliaro e Emanuela Pompas, che metteranno al confronto le loro esperienze. Grazie a tutti e a presto. Se si riesce a percepire della nostra vita, non è che una minima parte della realtà. Il mistero dell'esistenza di un al di là, per quanto fitto possa essere, non è del tutto insondabile, perché ci sono dimensioni diverse, modi d'essere ed eventi strani attraverso i quali lo spirito immortale snoda e rende percepibile la sua presenza. Questa prerogativa dell'uomo è sublime e tale la riconosce nel preciso istante che egli la percepisce. Ma voi rimanete immobili ed immoti, anche se io vi tengo le braccia, se vi grido col cuore lacerato, la mia solitudine e il vostro assentismo. Dopo tanto tempo non ho costruito nulla in voi, ho soltanto colmato molte ore della vostra noia, vi ho dato spettacolo. La vostra attenzione è altamente peculiare, così come se foste di fronte ad un palcoscenico, dove il mio spirito o la mia anima o solamente il mio corpo assumono per voi il ruolo di una ridicola marionetta. No, le mie parole cadono nel vuoto del nulla, di tutto il nulla, che nutre il vostro cervello, condizionato dalle esigenze di una materialità alla quale, ammetto, non vi è dato sottrarmi. Sono Roll nel 1975.